Ci siamo ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di Medieval 2 Total War. Siamo sostanzialmente alla fine di questa bellissima, emozionante campagna con Milano. Negli ultimi due, tre episodi ho fatto pochissime battaglie, sono andato proprio a manetta perché voglio cercare assolutamente di vincere questa campagna ed è praticamente impossibile, ma ce la faremo. Io sono confido che ce la faremo, anche se abbiamo avuto tanti episodi contro, ce la possiamo fare. Dobbiamo semplicemente crederci in primis noi stessi. Allora, respingiamo i magiari da Bran. Qui adesso siamo in una situazione in cui abbiamo un'ottima tecnologia militare, quindi è abbastanza facile vincere gli scontri. Ma è stata veramente una campagna molto guerrafondaia. Molto guerra mondiale, abbiamo un sacco di scontri da fare. Vostra Maestà, avanti Io così. sapevo già che qui avrei trovato quello che cercavo. Mi serve assolutissimamente, però. Nobile Sire, Vostra Maestà, sì, Questa potrebbe essere una bella Vostra mossa. Maestà, è un onore condurre queste armate. Si va ad Io attaccare sono anche Thorne e patrono di cerchiamo uomini di in battaglia. contrattaccare su di loro. Adesso ci serve anche un buon manipolo d'attacco. Da Vienna possiamo spostare Dove truppe, possiamo direi di sì. colpire, Ci mio signore? Comandate, ordini. Sì. Indicatemi il nemico, sire. Vostra Maestà, comandate. con tassazioni basse sostanzialmente ovunque. Tutto per tenere in piedi il più possibile. Anche Budapest contribuirà all'esercito Vostra Maestà, di Nanni. comandate. E si scende giù, ragazzi, il più possibile. Ci vorranno 2 o 3 turni, però con lui dovremmo fare veramente un lavoro saltuario. Comandate, Vostra Maestà, Vostra Maestà. Indicatemi il nemico, sire. Comandate, Vostra Maestà. Sì, muoversi. Oggi non procediamo oltre, sire. Sì, ordini. Mio signore. Sì, sire. Ok, turno andato. Si attacca la Francia. Attacco totale sui francesi 2-2, 2-2. E poi uno libero e Non attacca ho molto l'altro. contatto. Uno schema abbastanza semplice. Andiamo con Signore, 2 generali su due battaglia in città. corso. Dopodiché si Disimpegnatevi. riuniscono il più Compiere possibile le reconnaissance. truppe Sì. dei due eserciti che hanno acquistato le due città, Rimuovere. lasciando Siamo una sotto minima assedio. guarnigione, e si attacca la terza. Luogo Mossa perfetto. abbastanza Serata. Dove possiamo utilizzata, insomma, colpire, non mio è signore? Uomini, niente di marciamo! particolarmente Avanza. eclatante, però Splendida posizione per un'imboscata. Ordini. può essere veramente la Vostra Maestà. mossa decisiva. Nanni ha Indicatemi il nemico, tutto sire. quello che gli Sì. serve, quindi gli servono solo Unire truppe. le armate. Chi devo Qui non fronteggiare? abbiamo possibilità di ah, Digione però si è fortificata. Ci andiamo, mio Questo non signore. ci voleva perché. Ordini. Ordini. Avanti. Vostra Maestà, muoversi. Ci Riunisci complica il un po' le buongiorno di cose. Francia. Nobile sire, con le Sicuramente non benedizioni capisco i di Dio. portoghesi dove trovino tutte queste risorse. Andiamo subito ad assaltare Saragozza. Ce la prendiamo, conquistiamo e fortifichiamo a questo punto. C'è Suoi Pamplona fedeli lì la dietro, che è vittoria. un'altra città Sia lodato Iddio, molto grande e golosa in questa benedetto con la frangente. vittoria. Sire, sì, signore. Ai vostri ordini. Sì, mio signore. Mi sono perso il resto della flotta. Sì, mio signore. Lasciamo riunire le flotte. A gonfie vele. Non possiamo. Dio ci benedica in questo assedio, mio signore. Benedetto sia il signore. Lo ringraziamo per questa vittoria. Il Forse devo far Signore ci ha partire prima concesso l'attacco la totale, sono vittoria. partito un pochino tardi. Però
Tanto qua Capitano Bernardo veramente sta facendo. Ha resistito a tutto quello che poteva resistere. Ormai ai limiti dell'incredibile quello che sta succedendo. Ovviamente i portoghesi riattaccano. Noi siamo andati a dargli filo da torcere. I francesi, secondo me, hanno fiutato la malparata. Mettiamola così. A questo punto c'è Francoforte libero, io me ne vado su Francoforte visto che c'è questo problema tecnico. Dio sia con noi uomini in battaglia. Molto bene, mio signore. Ragazzi, qui veramente tragica. Nonostante l'attacco totale che abbiamo tentato, i francesi si sono fortificati ormai. Campagna con Milano è molto più difficile la campagna con gli inglesi, come vedete. Capitano Gimigliano, già Migliano ha retto fin troppo. Perdiamo dopo praticamente tutta la partita in cui siamo stati tra Gerusalemme, Acri, Damasco e Gaza. Sostanzialmente perdiamo alla fine il nostro, Dobbiamo ritirarci. la nostra forza. Fortunatamente abbiamo una quantità di danari per reclutare. Qui tanto teniamo l'assedio e basta, credo che sia la cosa più saggia da fare. Niente, la guerra continua. No, ma è impossibile ormai, cioè, ci stiamo veramente devastati. Anche Vitellozzo ci va a perdere, muore Papa Nerone, ma insomma qui è una serie di eventi senza alcuna possibilità di replica. No, guarda, i tedeschi stanno tutti fortificati su Francoforte praticamente, impossibile levargliela. A questo punto andiamo ad attaccare pure Metz e risolviamo le cose così. I papisti vengono in cerca di. Comunque siamo arrivati praticamente alle porte di San Pietroburgo, vorrei solo dire. Intanto stiamo reggendo ai mongoli in maniera veramente egregia. Aia. Adesso abbiamo rotto il gioco, ragazzi. Abbiamo completamente rotto il gioco. Comunque abbiamo un regno vastissimo, ammirevole il fatto che
Nonostante tutto, impressionante, ci siano sempre portoghesi pronti. Ci sono de de delle nazioni che questa partita hanno veramente avuto delle risorse, penso, come se fossero illimitate sostanzialmente, perché era pressoché impossibile fare qualsiasi cosa. Disordini civili attorno a Budapest, ma abbiamo poco da fare. Dice il principe Jacques il pazzo che mi sembra troppo sicuro di sé. I tedeschi addirittura in crociata, perché contro chi è la crociata? Il Papa ha indetto un'incrociata contro Tunisi. Questo vuol dire che adesso tutti i crocieri ce li abbiamo contro. Budapest si rivolta ad Magyara e siamo proprio alla devastazione più totale del nostro regno. A questo punto voglio vedere alla fine dove arriviamo. Tanto prendiamo Metz e allunghiamo il forte. I bizantini cercano palesemente di corromperci. Noi ci andiamo a riprendere Budapest con un assedio triplo adesso. Saragozza è sotto assedio. Vabbè, ragazzi, la situazione è veramente tragica. Voglio vedere come finiamo. A questo punto, tanto Tripoli viene finalmente attaccata dagli egiziani. Dall'inizio della partita, quando abbiamo eliminato i siciliani, noi abbiamo Tripoli e Tunisi e nessuno ci dice niente. È impressionante, i portoghesi hanno le riserve infinite, è sempre lo stesso che attacca. Perdiamo Thorn, vera, destino che finisse così. Intanto continuo a tenere sotto assedio Budapest, perché tanto pure i danesi verranno abbondantemente a sconquassare quel che possono sconquassare. A questo punto noi però cerchiamo il contrattacco, ragazzi. E finisce in parità, quindi rischiamo di perdere anche Saragozza. Vabbè, Tripoli la perdiamo. Possibile proprio. Era impossibile. Dopo Tripoli, un po' come Gaza. Dopo tantissimo tempo l'abbiamo persa, mentre tanto i mongoli continuano ad attaccare, eravamo riusciti a respingerli su Thorn, sulle linee di Thorn, invece adesso tentano. E se Budapest e Vienna cadono sotto, cercano di farli cadere sotto l'onore, tanto i papisti andranno a tregua e noi l'accettiamo stavolta. Ah sì, vendetevi i nostri fiorini. Siamo celeri adesso. Faremo un ultimo tentativo, un ultimo attacco su Budapest definitivo. Tanto stavolta teniamo Saragozza. Per ora non ci riassediano, ma Saragozza è in condizioni veramente disastrose. Città assediata da non so quanto tempo. Neanche stavolta abbiamo il Papa nei nostri confronti. Finalmente siamo rientrati insieme alla Chiesa, questo ci toglie la crociata contro, cosa molto positiva per giunta, aggiungerei. Ci proviamo ad attaccare Reims, ma sì, proviamo pure sul Reims. A questo punto cerchiamo di pressare il più possibile, vediamo come riusciamo a completare. Diventa una partita di Europa Universalis sostanzialmente, quindi tanto Ragusa potrebbe tornare nostra, si spera. Decisamente sì. E devo dire che sono contento di questa riconquista. Fine turno. Perfetto. E
C'è poco da fare adesso, ragazzi. Il nemico ci sta cingendo d'assedio, mio signore. Ma Dio è... Riuniamo le forze, mio signore. Tanto i tedeschi probabilmente faranno pressione su Metz. Perdiamo malissimo. Infatti, tedeschi e francesi, tutti contro Metz, la perdiamo sicuro, ragazzi. C'è il contrattacco, però, attenzione, ancora cerchiamo e vinciamo l'incredibile vittoria grazie alla fortezza di Metz e la teniamo. I mongoli su Praga. Notare che c'è questa armata turca che pure quella è parecchio che sta là. Perdiamo Saragozza, quindi ci rimandano dietro i nostri confini, non toccano più la penisola iberica. Comunque i portoghesi abbiamo impegnati abbondantemente con Saragozza. Teniamo Praga, questa cosa molto importante. Alle mura, siamo sotto assedio. Prestiamo a combattere. Che Dio sia lodato. Riprendiamo Budapest, questa è anche una cosa estremamente importante, e completiamo così con l'ultimo turno il gioco con un regno vasto, ma non è sufficiente per vincere la partita. Completiamo per la precisione con 28 regioni, quindi alla fine tra una cosa e l'altra siamo riusciti poco nel nostro intento. L'anno è il 1530, 17 generali, 17 città, 11 castelli, 174 battaglie vinte e 63 battaglie perse. È stato il meglio che potevamo fare. Sicuramente abbiamo fatto una buona partita alla Crusader Kings. Guardate quanti, che albero genealogico molto grande. Se andiamo a vedere le statistiche, siamo comunque stati probabilmente la nazione più forti, spagnoli addirittura estinti, i veneziani li abbiamo tenuti troppo in vita, gli inglesi e gli scozzesi hanno avuto momenti altalenanti, e comunque in generale le prestazioni, a parte forse ecco appunto gli egiziani, ma sono molto al di sotto, anche i portoghesi, magari comunque hanno beccato belle botte da quando abbiamo deciso di attaccarli con più forza. Quindi alla fine abbiamo fatto tanto, ma non è stato sufficiente. Come vedete, tutte le classifiche siamo in vetta sostanzialmente. Bene, io con questo vi saluto sostanzialmente. Finiamo con il game over finale. Ci abbiamo provato veramente. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Mi dispiace aver fatto un po' poche battaglie in quest'ultima parte, spero di aver soddisfatto alcune delle richieste, tanto qui continuiamo a combattere, e, alcune delle richieste di fare più battaglie, ho cercato di farne un pochino di più, non è sinceramente lo stile di gioco che mi piace, perché credo che le meccaniche delle battaglie di Medieval sono ancora un po' più antiquate, mi piace più giocare alla stile Paradox, e quindi niente, però alla fine ce l'abbiamo fatta, niente, questa città cade, l'epoca medievale è giunta alla fine, malgrado le grandi imprese compiute dalla tua gente, le corse di secoli ne abbiamo fatte, la fazione è riuscita a conquistare il mondo conosciuto come i nobili avi un tempo avevano sperato. Si chiude il libro e con questa bellissima immagine ci vediamo a presto.